a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con l'Apsanzino. Ci troviamo in Valsassina ragazzi, una giornata freddissima. Poi ragazzi vi faccio vedere com'è ghiacciato questo torrente e sarà il nostro punto di decollo. Decolleremo con l'Apsanzino da questa lastra di ghiaccio che ricopre questo torrente. Adesso tra un attimo lo faccio vedere. Ragazzi, mi raccomando, se andate a volare in zone fredde, tipo oggi dove sono io che c'è tipo un grado 2, mi raccomando con le batterie. Portate sempre le batterie calde, nel senso che non mettete mai le batterie fredde. Uno, perché le batterie durano molto molto meno quando sono fredde e soprattutto diventa anche pericoloso perché hanno dei crolli a livello di prestazione, nel senso che magari è al 50% e di colpo ve la trovate al 20%. Quindi ragazzi, poi farò un video nei prossimi giorni dove vi spiego come mantenere le batterie calde quando avete intenzione di andare a volare in un posto freddo. Ragazzi, anche se il fiume è tutto gelato e congelato, viene su una puzza allucinante dalle rocce, sebbene sono tutte congelate c'è una puzza allucinante di pesce morto. Quindi ragazzi, lasciatemi un like solo per quello che sto respirando sopra questo fiume. Ok ragazzi, l'Apsanzino è pronto al decollo. Ho trovato una bel landing, cioè una lastra di ghiaccio che riveste questo fiume. Quindi adesso decolliamo con Apsanzino, nuovo firmware, perché chi ha ancora dei dubbi su questo drone dal punto di vista della fotocamera, oggi se li toglie. Decolliamo! Cigarette, it looks like snow. Ok ragazzi, questo volo con l'Apsanzino è finito. Avete visto come la telecamera adesso, con il nuovo aggiornamento firmware appunto specifico per la telecamera, è migliorato davvero davvero
tanto. Adesso a questo prezzo, secondo me, dal punto di vista della telecamera, non ha assolutamente rivali. In questo prezzo, veramente, ha una telecamera di buonissima qualità. Ha problemi, ovviamente, ancora da risolvere, che sono le regolazioni di pilotaggio. Andrebbe implementata nell'applicazione, diciamo, una schermata con tutte le possibilità di regolazione di pilotaggio, un po' come per Anafi, che è quello, secondo me, che ce l'ha più semplice e intuitiva, perché ovviamente ce l'ha anche DJI. Però quella di Anafi, secondo me, è quella più semplice e intuitiva, e anche in un drone di questo tipo andrebbe implementata una schermata del genere, con la possibilità di regolare il drone a piacimento per, diciamo, farselo calzare a misura e a pennello in base alla situazione in cui uno poi lo va a usare, perché adesso lui praticamente è sempre in modalità sport. Fare le riprese video con un drone in modalità sport non è proprio il massimo. E un'altra cosa che va sistemata è il return to home, che è preciso dal punto di vista del ritorno, nel senso che lui torna da dove è partito, e quello è ok. Però la possibilità di interromperlo c'è, cliccando sul tasto anche dell'applicazione nel display, però quando lo si interrompe, dopo un po' lui lo va a riprendere, come la batteria riscende di un po', lo va a fare ricominciare. Poi, se la batteria scende ancora di un po', va a finire che tenta di atterrare dove c'ha voglia lui, e questo non va bene. Una volta che diciamo, viene interrotto, bisogna dare la possibilità al pilota di gestire lui l'atterraggio. Invece, lui dopo un po' riprende. Non l'ho ancora capito bene cosa succede in realtà, però succedono cose strane, e questa qua è un'altra, diciamo, cosa che va risolta, oltre ad avere la possibilità di configurare il drone dal punto di vista del pilotaggio come uno vuole. Quindi, ragazzi, se questo video dove volevo farvi vedere la qualità di questa fotocamera vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente, ragazzi, nei prossimi video. Ciao!